Benvenuti su questo canale, dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile, dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi commentiamo un intervento di Selvaggia Lucarelli. Allora Franca, la, diciamo così, l'intervista più controversa tra le ultime che hai fatto, ne hai fatte più di 100, quante sì. Sono, una cosa del genere. Sì, solo per storie maledette, poi Ombre sul giallo, poi grandi, ci sono stati altri programmi, processi. Certo, e, è stata indubbiamente quella a Ciontoli. Non possiamo far finta che non ci sia stata, che non abbia scatenato il dibattito che ha scatenato, anche le critiche, insomma, tutto quello che sappiamo. Tu nella tua carriera hai intervistato tantissimi, no? Assassini, criminali, eccetera. Persone eccetera. Che hanno ucciso, non che hanno criminali, ucciso. È un'altra sì, cosa. Sì. Che hanno commesso anche atti davvero terribili, brutali, sempre, no? Sempre. Diciamo. Però, diciamo, alcuni sono particolarmente efferati, anche proprio da un punto morale sono più deprecabili, no? Alcuni hanno ucciso la figlia, chi ha ucciso, io le ho viste tutte, credo, a parte quelle che sono sparite dal web, che sono state rimosse. Però le ho viste tutte, alcune più volte, devo dire. Poi ti dico pure quelle che ho visto più volte. E quindi dicevo, padri che hanno ucciso le figlie, mogli che hanno ucciso il marito, che hanno fatto uccidere il marito, mariti che hanno ucciso le mogli, insomma delitti terribili, addirittura figli, mamme, figli che hanno ucciso i genitori, i genitori, mamme che hanno ucciso come i figli, no. E come no, Mary Patrizia, ci ricordiamo quello, Mary, ecco. Alle volte con premeditazione, quindi delitti quasi pensati sempre, no, quasi sempre, quasi sempre, no? Ecco perché a nessuno è stato riservato, è vero che prima non c'erano i social, quindi forse tutto viene gonfiato da, però negli ultimi anni di storia ne è raccontato, perché a nessuno è stato riservato l'odio sociale che è stato riservato alla famiglia Ciontoli e in particolare a lui? Ma vedi, credo che non è stato tanto il delitto, perché intanto è sbagliato, stupido e assolutamente insensato avere una pistola in casa, ma questo come premessa, ma non è stato secondo me tanto, diciamo, quel colpo di pistola, ma è stata la vigliaccheria di Ciontoli. Cioè per vigliaccheria intendo quell'anteporre diciamo il proprio nome, il proprio lavoro, la propria possibilità di salvare se stesso alla vita di quel ragazzo che magari non si sarebbe salvato lo stesso, ma che però lui doveva in qualsiasi modo subito prendere e portarlo in ospedale. Quindi a Ciontoli non è stato, diciamo, non perdonato, il non perdono a Ciontoli non va soltanto riservato a quel colpo di pistola, che purtroppo ne sappiamo può accadere, è accaduto tante volte nella storia, insomma, ma è al fatto, appunto, e alla vigliaccheria, il fatto di aver dato diciamo importanza soltanto a se stesso, a salvare se stesso. Se pensi che il momento in cui ha portato questo ragazzo in ospedale, ha detto al medico di turno, insomma, i medici degli ospedali, i medici in generale, sono dei pubblici ufficiali, ha chiesto se a un certo punto lui poteva aiutarlo a coprire la verità dei fatti, insomma, quindi questo non è stato perdonato a Ciontoli, cioè non tanto quel colpo di pistola. Certo, però diciamo che quello che poi spinge, no, a nascondere un delitto, il movente in generale, no, delle azioni successive a quello che può essere un incidente o un delitto è sempre deplorevole, cioè lui l'ha fatto per difendere il suo lavoro, la sua carriera, questo dicevo, ma questo altri che non l'hanno è stato fatto perdonato. Per diciamo per ragioni ancora più grette, voglio dire, no? So. O almeno altrettanto grette, però secondo me, insomma, indubbiamente, per carità, c'è stato anche un sostegno dei media giustamente molto forte, insomma, oltretutto devo dire anche la grande struggente pietas nei confronti di questi genitori, insomma, che certo. Veramente insomma ha agito è moltissimo, chiaro, insomma. Però sai, insomma, l'idea che è stata, e mi ripeto, il fatto di anteporre la possibilità di coprirsi, di diciamo la vita di quel ragazzo in quel momento contava nulla a quel punto rispetto alla possibilità che a lui che non ci fosse una ricaduta, un danno personale, professionale. Questo non è stato perdonato a Ciontoli, non tanto quel colpo di pistola. Quindi tu non credi a quello che lui dice, che non ha mai pensato che Marco potesse morire?
Insomma, è complicato. No, eh? Insomma, sai, è complicato. Spero che sia vero, spero che almeno questo sia vero. Insomma. Ma a parte il fatto che bastava vedere in che condizioni fosse per capire che Marco, insomma, già non c'era più. Insomma. Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione critica e di commento.